Benvenuti. Questo è Miss Piancuala, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Dove insegno l'antica saggezza dei maestri ascesi. Tutto ciò che riguarda spiritualità, leggi di attrazione, leggi cosmiche e non solo. Non è un caso che sei arrivato a me. Assolutamente. È perché ti stai risvegliando e hai bisogno di intraprendere un nuovo cammino. Un cammino che ti porterà dentro di te. A comprendere il grande potere che risiede in te. Questo canale è strutturato come una scuola. Inizia dal primo video, nell'agosto del 2019. Troverai il link qui sotto nel box informazioni. E piano piano risali, studiando, apprendendo, comprendendo il grande potere che risiede proprio in te. Un potere enorme che ti permetterà di manifestare tutto quello che desideri, anche di più. Se hai bisogno di aiuto, ci sono i miei servizi di consulenza, unici nel loro genere, i miei corsi, le mie meditazioni personalizzate o anche già preconfezionate. Un'aggiunta unica. Lascia che ti guidi nella manifestazione di ciò che desideri, che risvegli in te il tuo grande potere, che restituisca a te il dominio sul tuo regno. Trovi tutte le informazioni necessarie qui sotto nel box informazioni o anche scrollando fra i commenti. E ora ti lascio alla visione del nuovo video. Pace, amore ed energia. Ed eccoci qui in un nuovo video. Ci facciamo un videino dove vado a sottolinearvi una cosa estremamente importante, una trappola, un tranello, una trappola, un tranello in cui vi fa cadere il vostro ego. Cioè, non voglio dire 10 persone su 10, ma 10 persone su 10, ok? E quindi ve lo vado a segnalare perché è qualcosa che è tipo la scoperta dell'acqua calda, cioè è lì, tecnicamente lo sappiamo. Però poi sembra che ce ne dimentichiamo. Sempre per mano dell'ego. E che cosa mai sarà? Riprendiamo il ventaglio. No, perché ho anche il mini ventilatorino. Però ho la cosa che se lo metto vicino alla mia faccia, poi si sente tipo se sto a parlare in un aereo, quindi anche meno. E allora, dici cosa fa l'ego? Che cosa mette in atto? Voi sapete perfettamente che una cosa l'ha manifestata o non l'ha manifestata in base ai vostri credo, ok? Positivo e negativo. Solo quello, cioè tutto quello che voi vivete nella vostra realtà è manifestato attraverso i vostri credo, ok? Cioè, quando io parlo della vostra realtà, ricordate sempre che io parlo della vostra realtà singola e non quella inclusiva collettiva, perché c'è un video dove ho parlato delle due realtà che coesistono insieme, cioè in cui siete immersi. Voi siete immersi in una realtà primaria e poi una realtà secondaria. La realtà primaria è quella vostra, personale, la realtà secondaria è la realtà appunto della prodotta dall'energia collettiva, dai credo collettivi, quindi dalla società. Cioè, nella mia realtà in questo istante sto cercando di manifestare Pinco Pallo, nella realtà collettiva c'è una guerra in corso fra Russia and Ucraina, ok? Ucraina, ok? Ok, così, così, avete capito, ok? No, perché una delle cose che alla fine nei commenti si ritrova è: ah, beh, ma ti pare che io ho manifestato la guerra, così. Ne ho parlato in un video scorso, andatelo a ricercare perché ho parlato di queste due realtà che coesistono allo stesso tempo, allo stesso spazio-tempo e insieme a tante altre realtà. Però vabbè, insomma, andate a vedere quel video. Ora, cosa succede? Voi volete manifestare qualsiasi cosa vuol dire manifestare, che sia persona, oggetto, cosa, circostanza, non importa. Dici perché non l'ha manifestata? Non l'hai manifestata perché appunto stai dando retta al... Cioè, se voi non manifestate una cosa, raga, è perché ci sono dei credo negativi. È inutile che mi venite a dire no, non è possibile, non è vero, sto facendo di tutto, sto facendo del tutto, sto facendo qui, sto facendo là, mi sto disciplinando, sto facendo gli esercizi. No, raga, se non l'avreste manifestata, ci deve essere ancora qualche cosa che non vi permette di manifestare. E spesso e volentieri è l'ultimo step, il passo del credo cieco. Ok? C'è un video. Anzi, ce ne sono due che vi consiglio di andare a guardare. Uno si chiama Miss Biancuala, io sono l'assoluto. Quel video lo dovreste tatuare, veramente tatuare, ma non perché ho fatto io, ma perché è una fonte inestimabile di... Cioè, vi dico proprio il metodo per entrare in quel credo, ok?
cieco, e poi c'è il credo cieco, basta scrivermi sbiancola credo cieco nella barra di ricerche YouTube e vi uscirà, ok? Quindi praticamente quando voi non manifestate qualcosa è perché non siete entrati nel credo cieco, ossia siete nella questione che è impossibile o ci vorrà chissà che cosa o chissà che cosa deve succedere per farla accadere. L'universo a me ha sempre detto una cosa che veramente è, cioè, è semplice da comprendere, ma ha sempre detto già, cioè, se tu vuoi manifestare, qualsiasi cosa vuoi manifestare, è come un piatto di pasta. Se io so cucinare un piatto di fusilli, io so cucinare anche un piatto di rigatoni. Attenzione, se io so cucinare un piatto di fusilli, so cucinare anche un piatto di rigatoni, ma so cucinare anche degli spaghetti, delle farfalle e così via. Se so cucinare un etto di pasta, io so cucinare anche un chilo di pasta. Perché? Perché? Why? Perché il processo è sempre lo stesso. Il processo per cucinare questa pasta, che sia di formato differente, lunghezza differente, quantità differente, è sempre lo stesso. Ci vuole acqua bollente, una pila, acqua bollente e cosa? E sale, cioè, that's it. Cioè, il procedimento è sempre uguale. Che la pasta sia corta, lunga, è sempre uguale. Quindi per manifestare qualsiasi cosa voi volete, ragazzi, il procedimento è sempre uguale. Il procedimento è sempre uguale, ma varia per il semplice fatto che per ogni cosa che volete manifestare c'è dentro di voi un insieme di credomate che vi blocca. Ecco perché vi sembra differente. Non so se comprendete. Ecco perché vi sembra sempre di dover iniziare da capo. Perché quello che fate è che voi avete, cioè voi non avete un unico credo madre, voi avete differenti credo madre negativi legati a differenti concezioni, convinzioni, stereotipi, a differenti aree, legate a differenti aree della vostra vita. Cioè, è molto semplice. Avete, che ne so, il credo madre che sono brutta, né per manifestare appunto un fidanzato. Però avrete un altro credo madre negativo che vedete, che ne so, non sono abbastanza, ne so, forte per, ammettete che c'avete il sogno di scalare montagne, per scalare montagne. Cioè, i credo madre si, cioè, variano a seconda della vostra area. È normale che ogni volta, ecco perché vi sembra differente, ecco perché ogni volta, cioè il procedimento, quello che voglio farvi capire, il procedimento della manifestazione è uguale, è che varia da persona a persona, perché ogni persona è un universo a sé, è un sistema incredibile di credo, e ogni area della vostra vita ha dei credo differenti. Ogni area della vostra vita ha dei credo differenti. Ecco perché ogni volta vi sembra sempre di iniziare da capo o che sia una cosa diversa, perché sono diversi i vostri credo. È semplice. È così. Ecco perché tu dici, non capisco. Ad esempio, quando vengo a me e mi dicono, ho fatto consulenza in amore, però non capisco perché adesso voglio manifestare lavoro e, cioè, e sento che... Perché... È come ti sembra che devi riniziare da capo, è perché appunto sono dei nuovi, credo, una nuova area su cui devi lavorare. Cioè, mi comprendete quello che voglio dirvi? Cioè, mi comprendete? Cerco di farmi venire un esempio per farvi comprendere. Ecco, pulire casa è sempre lo stesso metodo, devi usare l'olio di gomito, insomma, ok? Però è normale che ogni superficie, ogni materiale verrà trattato differentemente. Che ne so, nel lavandino uso uno sgrassatore, invece se ho un mobile antico userò della cera. Cioè, il metodo è sempre uguale, pulì. Devo usare io o straccetta, spugnetta, cioè comunque devo usare io il mio corpo per pulire, ok? Pure che uso un attrezzo per aspirare. Cioè, è sempre lo stesso, è che cambia la tipologia, metodo uguale, tipologia differente. Come vi ho detto, la pasta, metodo uguale, sempre una pila di acqua calda per sale, e questo è, cambia la tipologia di pasta, ecco. Ci siete arrivati? Se non state manifestando qualche cosa, qualsiasi cosa essa sia, è perché non siete nel credo, cioè nel senso, se non state manifestando... Attenzione, se non la state manifestando, ma venite da me e mi dite, ma io comunque ho rintracciato i miei credo, io ho fatto sto lavoro qua, io ho fatto sto lavoro là. Uno, siete disciplinati col fatto, cioè ogni giorno disciplinate voi stessi. Disciplinare cosa vuol dire? Rimanete sulla retta via, la famosa retta via. Retta via non vuol dire comportarsi bene, raga. Come può essere che l'universo te giudica quando Gesù diceva, cioè, si è sperticato fino alla croce, che l'universo, il padre, non giudica? Per dirti che devi camminare a retta via vuol dire che allora c'è qualcuno sopra di te che ti giudica. Non è così. La retta via in realtà vuol dire a dare ascolto alla nostra parte ultraterrena, al nostro spirito, dunque all'universo, essendo tutto uno, e non dare ascolto alla parte terrena limitata dell'ego,
il male, ok? Right, che ti fa manifestare quello che tu non vuoi, ok? Quindi quando voi non, venite a dire ma io sto a fare questo, a questo, sì, ma sei entrato nel credo cieco, cioè l'ultimo step finale è entrare nel credo cieco, e lo so, I know che è difficile, cioè abbandonarsi all'idea che quella cosa tu già ce l'hai, lo capisco, lo comprendo, perché ci ho lavorato per anni su arrivare a questa assoluta convinzione che uno da fuori potrebbe dire questa è scema, ma così funziona. Quando entrate in quel credo, cioè lo manifestate, bah, fine, lo manifestate. Anzi, vi dico una cosa, che vi scema anche l'ossessione, vi scema anche la frenesia, cioè perché io non mi sto qui a scomporre su una cosa già mia. Se vedo un paio di scarpe che mi piacciono, mettiamola così, io già sono mie, non mi metto a scomporre assolutamente, non mi metto a scomporre assolutamente per qualcosa che già ho. Non ce l'hai nel 3D? Questo lo dici tu? Vi ricordo sempre il 3D, e ci farò un altro video a parte per risottolinearlo, che il 3D è storia. State guardando qualcosa di muerto, morto, già avvenuto. Dici no, non ha, è qui ora. No, mi spiace, il qui ora è solo dentro di te, non è di fuori. Lo approfondirò in un prossimo video questo nuovamente, perché è un concetto che non riesce a entrare nel, ovviamente nella mente umana, che ti dice no, adesso so e 11, quindi adesso è qui ora, no, è già ieri, oggi è già ieri, quello che vedi adesso è roba vecchia, quello in cui sei immersa adesso è roba vecchia, sapete, è come quando mangi una mela, sta mela è vecchia, dici ma no, hanno appena corta l'albero, sì ma è vecchia, è già vecchia, è già, non è mica quando ancora era un seme e così via, no, ma non avrei potuto mangiare, sì, ma quello che stai a mangiare è roba vecchia, è un concetto un po' astratto che lo spiega bene Eckhart Tolle, cioè spiega bene, no, in realtà non lo spiega bene, raga, perché io lo trovo estremamente complicato, onestamente, come autore, cioè, spiegami cose, ma spiegami, cioè, la questione che io mi sono sempre scontrata, quelle rare volte che mi sono andata a leggere qualche autore, è che spesso e volentieri usano dei paroloni che tu devi stare lì a dire, soprattutto se sei all'inizio, parla come magni, ok? E quindi questo è quanto. E niente, ricordatevi sempre che quando siete davanti a una manifestazione di vabbè, ma io, cioè, aiutatevi con quello che avete già manifestato, anche se a voi sembra piccolo, sembra che non valga niente, che sembra in confronto il nulla a quello che volete oramai, ma aiutatevi, perché torno a ripetere, se avete cucinato un etto di pasta, potete cucinarne un chilo, se avete cucinato le pennette potete cucinare tranquillamente le farfalle, cioè il procedimento è sempre lo stesso, siete voi che ogni volta date retta al vostro ego che vi dice che stavolta sarà differente, ma sarà differente solo perché non avete scardinato quei credo, non avete fatto un lavoro su voi stessi e non date retta a chi vi dice no, basta solo ripetere due belle frasi, raga, avremmo risolto il mondo. Perché tutta sta gente? Perché tutta sta gente che ripete tutte queste frasi in continuo senza fare loro stessi, poi dopo però niente? Perché non manifestano subito? Ah, oh, Gesù Cristo non ripeteva le frasi, raga. Non è che si metteva a dirgli allora, io ora manifesto 5.000 pani e pesci, ora manifesto 5.000 pani e pesci, ora manifesto 5.000 pani e pesci. Raga, un attimo, eh. Ora manifesto, devo dire almeno 1.000 volte. Io ora manifesto 5.000 pani e pesci, ora che numero è? Qualcuno ha tenuto il conto qui? Io ora manifesto 5.000 pani. Voi avete, cioè, si è mai letto da qualche parte che qualche maestro è sceso? Cioè, si faceva, adesso visualizzo, mi devo prendere, raga, cioè devo resuscitare Lazzaro, però mi dovete dare un attimino 20 minuti che devo fare visualizzazione, e devo fare la visualizzazione comunque sia in una fase quasi REM, che devo stare quasi a dormire, cioè, oddio mio, no, lo sapete perché? Perché aveva fatto un lavoro dentro se stesso, un grosso lavoro se dentro se stesso aveva fatto, quindi era entrato nella cosa, era entrato in comunione con il padre, era entrato nel, appunto, nell'elevazione, nel livello di Cristo. Il livello di Cristo cosa vuol dire? Che io qui in terra non permetto più di ingerenza al mio ego, sono totalmente 100% spirito, non c'è manco un 0,1% di cosa, di interazione dell'ego. E l'ego era lì, è venuto pure fino a cosa? È venuto a tentarlo, ma chi pensate che fosse che è andato a tentarlo sulla croce? Su, via, regà, namo, su, è tutto sempre una metafora, un'allegoria e così via, ok?
Quindi è questo, fateci caso. Io una cosa che mi chiedevo tanto, tante volte, e io ho fatto, l'ho sempre detto, non ho mai nascosto che ho provato tutte le tecniche possibili e immaginabili, ma non concludevo mai niente. Non concludevo mai niente perché appunto non andavo a fare. Le tecniche servono dopo, quando hai fatto una ripulizia. La tecnica è la mano di vernice dopo che però ti sei sistemata al muro di muffa, che era pieno di muffa. Dopo che tu sei risanato il muro di muffa, allora ci puoi mettere la mano di vernice, ci puoi mettere la carta da parate, ci puoi attaccare i quadri, quello che cazzo vuoi te. Ci puoi fare quello che te puoi. La tecnica è questa, è il dopo. Il dopo che ha fatto un lavoro su te stessa o te stesso che sia. Perché una cosa che mi dicevo sempre, ma perché il maestro non faceva queste cose? Non è scritto. E ora il maestro si mise a ripetere per 1100 volte la frase: adesso trasformo quest'acqua in vino. Adesso assistemmo al maestro che si mise seduto a visualizzare. Ma cioè, era tutto istantaneo. Ma mai, io mi dicevo, ma perché questo non si fa le tecniche? Adesso assistemmo al maestro che metteva la frase scritta sotto il cuscino. Assistemmo al maestro che si beveva caraffe di acqua e limone recitando con in mano 10 incensi, 10 stick di incensi. Cioè, regà. Ora potete crederci. Io dico sempre, fate quello che voi vi sentite meglio. Se voi vi sentite meglio, regà, a rincoglionirvi di frasi, ok? Fatelo senza. Aspettate, le frasi servono. Assolutamente, io non sto dicendo che non servono. Assolutamente, assolutamente. Ma se non fate un lavoro interno dentro di voi, torna a ripetere, è come di vabbè, mo su sto muro che è marcio, chi se ne frega, ci metto la carta palata e così non lo vedo più. Cioè, chi è che farebbe una cosa del genere, regà? Nessuno. Ok, questo dovete fare, dovete appunto ricordare a voi stessi e dire: io sono capace a manifestare, comunque sia, perché anche che ho manifestato un parcheggio, una busta d'insalata o che cazzo sia, mi hanno regalato un pacchetto di gomme, che cavolo sia, io comunque sono manifestato una cosa, è sempre è il mio ego che mi sta a convincere che siccome il pacchetto di gomme vale niente, questo ne ho parlato in un altro video, che cosa ho parlato? Che Gesù non faceva top 10 delle cose, delle sue manifestazioni, non è che si diceva, regà, allora camminare sull'acqua voto 10, Lazzaro è 9 e mezzo, invece regà, avrei dato la vista al cieco 7, voto 7, cioè non si dava le votazioni, per lui era tutto ringraziava tutto, era tutto manifestazione. Quindi anche che il vostro ego vi dice sì, vabbè, ma tu vuoi manifestare il pinco pallo? Cioè, vuoi manifestare Brad Pitt come tuo fidanzato? Diciamo una cazzata. Brad Pitt come un po' cazzata, cioè, se volete manifestarlo andate avanti. Vuoi manifestare Brad Pitt come tuo fidanzato? Ma ti pare che, cioè, mi viene a fare il paragone che tu sei brava a manifestare i parcheggi? Invece sì, perché alla fine è come essere davanti a una pila dell'acqua e dire... Oddio, ho sempre fatto solo i fusilli e solo netto dei fusilli, ma adesso devo fare invece duetti di farfalle, non ci so capace. Oh cazzo, è sempre lo stesso metodo. Wake up, è sempre lo stesso metodo. Sveglia, regà, è sempre è il vostro ego che vi convince? No. E cosa succede in questo caso? Non vi fa manco lavorare, perché voi rinunciate in partenza. E questo sarà un altro coso di un altro video in cui parlerò di come noi ci autosabotiamo portandoci neanche a sognare, a provarci, perché il nostro ego in partenza ci dice fallirai miseramente, quindi non ci provo manco a sognarlo. E questo io l'ho fatto per anni, e per anni neanche osavo dire a me stessa quello che volevo, perché tanto pensavo è inutile, perché tanto non ci riesco, quindi neanche ci provo a fantasticarlo, perché poi comunque sia tanto so che non manifesto e ci rimango male. E quello succedeva, quello succedeva, to understand, comprendete, quello succedeva. Manifestare non è difficile. Ieri mi ha scritto una cliente, si è presa consulenza, mi ha scritto e mi ha fatto tenerezza le sue parole, perché mi ha detto wow, alla fine il metodo che è facile, chissà che pensa, ma chissà che pensate, raga, non c'è niente di astruso, non c'è niente di difficile, non c'è niente di complicato. Sapete che cos'è complicato e difficile? Darsi una disciplinata all'ego. È difficile mettere il tappo all'inizio, è difficile, è quello che è difficile, raga. Metter tappo al vostro ego, perché non è difficile sognare, non è difficile visualizzare, non è difficile lavorare su se stessi, che è la cosa più bella del mondo, lavorare su se stessi è la cosa più favolosa del mondo, lavorare su se stessi, cioè veramente vi dà un sacco di soddisfazione. No, è difficile tenere a bada quel cazzo di ego, difficile. Gesù c'è stato 40 giorni, se la poteva che un poco, no? Da Gesù, capita un po', addirittura 40 giorni l'inter deserto, te la poteva tribolà, te la potevi cavare poco, se c'è stato lui. Cioè, che va aspettate, raga, era già un livello molto avanzato. Ci si mette quanto ci si mette.
Ci si mette quanto ci si mette, quello ha inizio a tribolazione, regà. È l'ego, l'inizio torna, ripeto, che ne so, giorni, settimane, possono essere pure anni, è quello, regà. La battaglia inizio, all'inizio, inizio torna a ripetere che non è in un giorno, è quello, è l'ego, regà, è l'ego. Aprite gli occhi, guardatevi intorno e fatevi due domande di, ma ormai se si faceva le frasi? No. Ma non se le faceva perché era arrivato a un livello che io non faccio nessuna frase, non faccio nessuna visualizzazione. Quando voglio una cosa, io comando punto e basta, ottengo, that's it, fa come cazzo ti pare. L'ho spiegato l'altro giorno su Instagram, mi ho raccontato come manifestare un nuovo telefonino. Cioè, punto, ho detto all'universo quello che volevo, sono entrata nel credo cieco che già ce l'avevo, ho cominciato a dire che stavo cambiando telefonino quando ancora non c'era niente in mano, non ho comprato un cazzo e nulla, così ho dato un prezzo che volevo, una modalità che volevo, gli ho detto quello come lo volevo, punto. Quando mi si è presentato un telefonino che però non corrispondeva al colore che dicevo io, gli ho detto no, manca un cazzo, voglio quest'altro colore, non è disponibile, ma non è disponibile, costa di più, non me ne importa, ma scommette così, il giorno appresso, bam, come volevo io, come dicevo io, preso e manifestato. Più andrete avanti, più ci metterete pochissimo e non dovrete manco starvi a impazzire. Adesso le tecniche, ok, vi servono per aiutarvi a entrare nell'ingranaggio, ok? A entrare, le tecniche alla fine servono per prendere coscienza del nostro potere, servono per aiutarci a stabilizzarci, a renderci, aspettate, la mia parola in italiano, renderci non consapevoli solo, sicuri, sì, sicuri, per, cioè ci danno una certa sicurezza. Io le tecniche, sai come le definisco sempre? So, le rotelline che mettono ai biciclette dei ragazzini, no? Poi a un certo punto infatti vengono torte. Voi vedete un ragazzino, che ne so, un ragazzo, un adolescente che va che rotelline ancora, cioè basta, una volta che ha imparato, ecco. Oh, finalmente, forse ho trovato l'esempio più coso. Le tecniche sono per voi principianti, ok, che ancora non avete una certa disciplina, non avete preso una certa coscienza col vostro potere e così via, sono le rotelline che un genitore mette a un nonno, quello che sia, mette a ragazzino per andare in bicicletta. Vi serviranno fino a un certo punto, poi non vi serviranno più. Non vi serviranno. Non è che non servono, servono all'inizio insieme a potenziare al lavoro che fate su voi stessi. Dopo non vi serviranno più. Perché avrete, perché dici non vi serviranno più e qui chiudo? Non vi serviranno più perché il vostro ego avrà meno ingerenza su di voi, perché ha capito adesso qui chi comanda e non siamo più zazza tanto, lo rimetterete velocemente al posto, che non dovrete stare lì a insistere, a martellare delle regole, degli esercizi e cazzi e mazzi, perché appunto voi lo fate perché combattete contro il vostro ego. Quando il vostro ego si farà da parte, perché si farà da parte, fine, non avrà più ingerenza. Non vi serviranno più le regole, perché non vi serve più martellare quello che fate, martellate l'ego con quelle regole, con quelle esercizi, voi martellate l'ego con le visualizzazioni, voi martellate l'ego con le frasi mantra, voi martellate l'ego, voi martellate sempre l'ego. Poi torna a ripetere, se regà vi trova comunque vi fa piacere, fatele, nessuno vi ferma. Io quello che dico sempre su sto canale è, regà, fate quello che vi fa stare bene, fate quello che vi fa stare bene. Se volete continuare tutta la vostra vita a fare le cose, gli esercizi, le tecniche, fatele. Ma le tecniche sono appunto le rotelline, quelle che vi permettono di arrivare poi al credo cieco e alla manifestazione. Sono un aiuto in più, sono importanti da fare, però vedrete che dopo negli anni non sempre di meno le utilizzerete. Sempre di meno, perché prenderete coscienza del vostro potere e non vi servirà più. Ecco perché i grandi maestri ascesi non facevano tecniche, assolutamente, non fanno tecniche. Non facevano tecniche perché erano disciplinati. Io comprendo che questa parola possa dare fastidio a molti, dà fastidio all'ego, perché certo è più facile pensare che una tecnica ti possa risolvere tutto in 448. Andare a lavorare dentro se stessi, però ci sono tante testimonianze, centinaia su centinaia qui su Instagram, le persone che hanno percorso sta via e lo ammettono che non è stata facile. Ma non è facile perché c'è l'ego. Voi capite che dovete mettere, togliere dal trono dove si è insediato il vostro ego, dove si è installato, insediato, va bene, il vostro ego, voi dovete toglierlo e ritornare voi su quel trono, e l'ego, il coro cazzo che ci si va a far togliere. Quanti anni c'hai? 40? Beh, per 40 anni sono stato io qua re, mo che arrivi te, ecco la lotta che cos'è, è questa, punto e basta. Punto e basta.
Ma più conoscerete voi stessi a livello spirituale, a livello dell'anima, più avrete accesso a qualcosa che l'ego non conosce. E come si dice? Knowledge is power. L'informazione è potere, il sapere è potere. Più saprete su voi stessi, più conoscerete voi stessi, più non potrete essere ingannati dall'ego. Non vi potrà più ingannare, non vi potrà più ingabbiare, non vi potrà più stoppare, non potrà. All'entrata dell'oracolo di Delfi c'era scritto: conosci te stesso, è la chiave. È la chiave, conosci te stesso. È la chiave di tutto. E voi state fermi davanti a quella pila a dire no, non so cucinare un piatto di pasta quando l'avete cucinato. No, no, è che il vostro ego vi convince che, vabbè, e pennette, ok, sì, sai cucinare, ma le farfalle no, ma anche gli spaghetti. Ma non è, finora hai fatto un piatto di pasta, un chilo non sei capace a cucinarlo. Vi convince questo? E voi ci credete? E voi ci credete invece di andare a lavorare su quei credo che vi fanno appunto credere che voi non potete, perché è sempre la base di quello. Ed entrare poi così nel credo cieco, nell'assoluto, nelle possibilità, perché noi viviamo un universo di possibilità. Il maestro Norton mi disse: l'universo dice sempre di sì, risponde sempre di sì, il padre risponde sempre di sì. Ma attenzione, aggiunse, sì a cose che vuoi e anche sì a cose che non vuoi. Non conosce la parola no. Questa riflessione vi lascio. Pace, amore ed energia.